pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori è in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Einte, per ogni confezione acquistata, devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia, per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera ai telespettatori di Telemia e ai radioascoltatori di Radio EcoSud. Noi siamo in diretta, questo programma viene trasmesso dalla sede distaccata di Telemia che si trova a Cittanova e per l'edizione di questa sera abbiamo invitato la professoressa Franca Ieranò. Buonasera professoressa, grazie per essersi resa disponibile. Il tema che ci vedrà impegnati durante questa serata, dentro questa nostra questo appuntamento di 60 News è di una particolare attualità e sarà i giovani e il futuro. Noi trattiamo questo tema perché l'impegno della professoressa Ieranò nel mondo della scuola, ma soprattutto nel mondo delle associazioni, si presta a quello che è appunto l'attualità di questo tema, per la quale non è mai troppo il tempo che viene dedicato. Professoressa Ieranò, la dinamica legata quale e quindi sicuramente questo tema è di grande attualità, ma anche di grande interesse da parte mia, perché la condizione giovanile, lo sappiamo bene, è stata oggetto di studio ed è oggetto di studio di diverse discipline, dalla psicologia alla sociologia, proprio per capire come vanno le cose e come affrontare questa problematica, perché noi già i fatti di cronaca parlano chiari, e nel senso che noi facciamo una lettura quasi quotidiana di quelli che sono i comportamenti giovanili a rischio, definisco così questa situazione, perché effettivamente ci troviamo di fronte a delle complicazioni dal punto di vista relazionale. E allora questo loro porsi nei confronti dei loro coetanei, ma anche degli adulti se vogliamo, ci deve far riflettere molto, ma da educatrice
e ovviamente anche di esperte di problematiche giovanili, vorrei aggiungere che non basta soltanto osservare un fenomeno, studiarlo, ma naturalmente bisogna agire a più livelli, soprattutto e tu lo sai benissimo, nel mondo della scuola questa è una problematica che va sicuramente strutturata in un certo modo. In prima analisi sicuramente vanno fatte delle quantificazioni, no, di un fenomeno stesso se investe il mondo della scuola. A maggior ragione poi se vediamo che nella società vengono fuori delle reazioni che nessuno mai vorrebbe aspettarsi, perché naturalmente questo è un comportamento così inquietante che pone l'adulto anche di fronte a questo problema, lo trova quasi impreparato, perché naturalmente ci sono da mettere in atto tutta una serie di interventi. Allora la mia esperienza in questo senso è stata capillare, perché ovviamente quando io ho cominciato a conseguire quelli che sono i titoli necessari per poter fare indagine conoscitiva, mi sono messa subito al lavoro anche come osservatrice della società, del mondo scolastico, e ho avviato tutta una serie di indagini conoscitive proprio per capire il fenomeno all'interno degli spazi dove io mi muovevo. Però fondamentalmente noi ora, come dire, avendo poco tempo a disposizione, cerchiamo di dare un percorso organico a quello che sarà il nostro disquisire in merito. Allora, il dato che noi oggi stiamo vivendo, più che altro che i nostri ragazzi stanno vivendo, confrontandolo, comparandolo a quello che è un dato pregresso, quello che abbiamo di più conosciuto, studiato, affrontato, in cosa sta cambiando? Allora, io posso riportare un pochino dei dati che io ho registrato anche per il ruolo che ricoprivo all'interno della scuola come coordinatrice di area della dispersione scolastica. Per 10 anni mi sono occupata di progettualità, quindi il mio compito non era soltanto quello di andare a rilevare dati, perché sarebbe stato comunque un lavoro molto sterile, nel senso che quantificare un fenomeno non ci porta lontano. Io devo dire che rispetto al passato la situazione non è nettamente migliorata, anzi direi che in effetti dal punto di vista delle aggressioni, della violenza verbale, dei comportamenti così disfunzionali rispetto a quello che può essere un comportamento che porta invece a agire quotidianamente nelle relazioni comuni in una forma equilibrata, perché ricordiamoci bene, una reazione non parte dal nulla, una reazione è il frutto, c'è una causa ovviamente che riporta a una conflittualità, una frustrazione, una relazione mancata, una crisi di abbandono, cioè anche le fasi dell'attaccamento stesso del bambino nei confronti della figura materna mettono in evidenza che questa relazione potrebbe essere anche una causa in futuro di quelle che poi sono le reazioni dell'adulto, del bambino diventato adulto. Ecco, però fondamentalmente, come dire, tante volte quando ci sono confronti di questo tipo poi si finisce per trovarsi, per carità, delle persone che magari non sono avvezze a questa disciplina, non hanno approfondito, non hanno le competenze e tendono ad etichettare una posizione dedita appunto alla lettura e all'individuazione del fenomeno causa-effetto come un pochino una sorta di scusa per giustificare. Però di fatto c'è un discorso che è molto profondo. Se 20-30 anni fa la figura familiare nell'ambito della vita di un ragazzo o di una ragazza aveva una posizione, noi oggi dobbiamo anche rilevare che la figura familiare nell'ambito della quotidianità di un ragazzo o di una ragazza a volte non ha più la funzione di guida, ma questa famiglia tende a delegare e praticamente a liberarsi da qualsiasi forma di responsabilità. Questi due antipodi, professoressa, secondo il suo punto di vista e l'esperienza acquisita, sono particolarmente, come dire, in fase di evoluzione, quindi dobbiamo aspettarci ancora qualcosa di più? Oppure siamo al massimo livello della manifestazione di un fenomeno? Allora, questa relazione genitori-figli è veramente un argomento che mi sta molto a cuore. Tra l'altro io mi sono occupata spesso
di progettualità in questo senso, perché io credo che il genitore comunque in qualsiasi epoca storica, in qualsiasi periodo e per tutte le fasce di età, ovviamente rappresenta un qualcosa di significativo, perché noi sappiamo perfettamente che il bambino guarda un modello di riferimento. In questo caso il modello di riferimento può essere la madre, può essere il padre, e sicuramente questi esempi, questo modo di fare, questo gestire le relazioni anche da parte dell'adulto genitore nei confronti del figlio in una maniera sicuramente controllata e nello stesso tempo orientata verso la costruzione di una personalità efficace che possa poi nel futuro essere un adulto consapevole, un adulto responsabile, è fondamentale. Quindi nel tempo non bisogna mai perdere di vista l'importanza di agire sul genitore dal punto di vista educativo, dal punto di vista della formazione, perché ci sono appunto le istituzioni che devono comunque inserire all'interno del loro contenitore, diciamo, programmatico anche le azioni a favore di delle famiglie, perché se la società perde di vista questo grande obiettivo di un lavoro fatto con le famiglie, noi abbiamo sicuramente poi come effetto immediato una generazione di ragazzi che comunque viene più che altro, diciamo, orientata e manipolata dal resto, perché noi sappiamo che non è soltanto educativo il nucleo familiare, educativo anche la società, educativo anche il mondo dei social, tutto quello che ruota intorno al ragazzo. Quindi se poi fanno delle scelte ovviamente che sono un po' rispetto a quelli che sono i ruoli tradizionali di vivere in famiglia, di ascoltare i genitori, diversi da quelli che sono ovviamente queste funzioni, può subentrare un comportamento che sicuramente non porterà a delle positività. Ecco, però ecco, noi, come dire, anche su questo cerchiamo di analizzare, per carità, senza aprire polemica, ma in modo criticamente costruttivo, quelle che sono le evoluzioni che nel tempo hanno avuto le agenzie educative. Quindi la famiglia, da un punto di vista, come abbiamo detto prima, sta praticamente vivendo questo momento, passaggio alla famiglia normativa, alla famiglia affettiva, conosciamo già quello che ha fatto e cosa ha reso. Però noi ci troviamo adesso a una scuola che sotto tanti punti di vista si preoccupa di praticamente far crescere cittadini, ma la scuola di oggi a questi cittadini, oltre che a trasmettere nozioni culturali, conoscitive, sta trasmettendo anche l'importanza valoriale di essere cittadini responsabili, o in questa fase, pensando alla didattica, si trascura la persona? Questo è un punto di domanda importantissimo per me, perché ho dedicato parecchio tempo proprio per far emergere questo aspetto, cioè i contenuti culturali, disciplinari hanno la loro importanza, perché la formazione passa sicuramente attraverso la letteratura, attraverso le scienze, attraverso tutto quello che ruota intorno a un'istituzione scolastica, e sicuramente non c'è da aggiungere niente. Però è anche vero che tu hai parlato di formazione della persona, cioè sono secoli che si parla come migliorare l'uomo, quindi anche il personalismo, tutte le correnti anche che pedagogiche che hanno così contribuito a generare veramente il concetto di persona, ci hanno insegnato delle cose importanti, nel senso che la costruzione vera e propria nel tempo avviene anche attraverso l'aggiunta di quelle che sono le aree che non riguardano più l'aspetto cognitivo, perché parliamoci chiaro, il discorso intelligenza va sicuramente alimentato attraverso le conoscenze, ma il discorso del valoriale, ma il discorso anche emotivo va incrementato attraverso le educazioni che si curano di questi aspetti. E se parliamo di educazione razionale emotiva, e qua mi rifaccio proprio ai padri che hanno voluto assolutamente in America lanciare queste mode, che io condivido ampiamente perché poi sono state riprese in Italia, ma di fatto poi non c'è una grande diffusione nelle nostre scuole,
puntano proprio a questo aspetto, cioè creare individui che abbiano la possibilità di avere una risonanza emotiva. Cosa intendo per risonanza emotiva? E finisco. Cioè quella capacità di sentire l'altro e di dare delle risposte all'altro in termini emotivi. Quindi se c'è analfabetismo emotivo, se un ragazzo aggredisce un altro ragazzo, non ha risonanza emotiva. C'è analfabetismo, quindi produce aggressività perché non è in grado di capire gli effetti della sua azione. Perché sostanzialmente, come dire, riaprendo un pochino quella che è la dinamica pedagogica, se il concetto è asimmetrico, uno dei due finisce per non comprendere l'altro. Vero è che in questa asimmetria poi subentra la degenerazione. Però noi dovremmo cercare di, come dire, trovare un punto di riferimento, perché di questi problemi spesso si parla tanto, però purtroppo poi alla fine si finisce per fare poco. E allora andiamo ancora avanti, perché come giusto si diceva, questa necessità emotiva dovrebbe essere un pochino una nuova bussola sociale, perché la società non può vivere al buio, la società non può vivere smarrita, la società non può vivere magari iperconnessa, perché sta perdendo forse una dimensione sociale di fondamentale interesse. Però quello che succede a Reggio Calabria ieri notte, se non mi sbaglio, è un ennesimo elemento che dovrebbe farci riflettere. Praticamente nella movida di Reggio Calabria accade che ieri sera, vicino al lungomare, due gruppi di ragazzi hanno avuto uno scontro, si sono date delle botte, ci sono state delle ragazze che hanno praticamente cercato di evitare questo conflitto tra queste persone. E poi cosa succede? Assistiamo alla spettacolarizzazione del fenomeno, perché i passanti con il cellulare firmavano questi due gruppi di ragazzi che si stavano picchiando. Viene fuori immediatamente una dichiarazione del questore di Reggio Calabria. E il questore, a fronte di questo tipo di atteggiamento, a quanto pare, sembra non voler lasciar passare quanto è accaduto, e sicuramente saranno presi dei provvedimenti. Intanto, come riportato dal Reggino, gli autori di questo litigio non sono stati individuati, ma di fatti c'è un discorso che è fondamentale anche per la nostra discussione. Perché si degenera a questo modo e perché si finisce per litigare proprio facendo a botte anche in un modo terribile e violento? Quello che succede in particolare la notte ce l'ha spiegato anche Galimberti nel suo libro L'ospite inquietante. Cioè i giovani vivono la loro condizione e molte volte anche dal punto di vista lavorativo di totale abbandono, perché naturalmente sappiamo che la società purtroppo non offre loro dei percorsi che possono così portarli ad essere attivi, no? Nel mondo del lavoro. Quindi c'è un'attesa. E un'attesa che molte volte poi diventa energia nelle ore della movida, quindi come se ci fosse un risveglio da parte di questi ragazzi, non essendo mai convocati di giorno da nessuno, la notte prendono vigore, prendono forza e cominciano a tirar fuori un'identità negativa sicuramente, perché ripeto, questo agire, questo fare così anche esuberante, è anche una prova di forza nei confronti dei coetanei, dove si dimostra in un rapporto certo non simmetrico, ma dove l'uno vuole privilegiare sull'altro, che cosa c'è da dimostrare. Tante volte appunto questa è una prova anche per dire all'altro: io riesco perfettamente a farti capire che tu devi avere paura. Allora c'è questo gioco di ruoli, c'è questa dinamica che in un certo senso oggi purtroppo noi spesso ci troviamo di fronte a situazioni del genere. Però, professoressa, chiedo scusa, da educatrice, da docente, da donna, da mamma, da cittadina, in questi casi a questi giovani cosa bisognerebbe chiedere? Bisognerebbe forse sedersi e parlare a lungo? Bisognerebbe prendere dei provvedimenti piuttosto drastici? O sarebbe opportuno siglare dei patti, perché forse questi ragazzi sono nella condizione di non conoscere le conseguenze di ciò che vanno a combinare? Anche questa è una domanda che io voglio dire considero estremamente interessante, perché siamo arrivati al punto cruciale della questione.
Cioè, adesso dobbiamo parlare di autoconsapevolezza. E per arrivare all'autoconsapevolezza, naturalmente bisogna pensare a dei percorsi particolari, perché ovviamente noi sappiamo, Maslow stesso, no, nella sua piramide, ci fa capire che ci sono dei passaggi, cioè per arrivare poi ad autorealizzarsi, naturalmente uno deve aver acquisito un livello di autostima talmente elevato da poter veramente puntare poi a un progetto di vita. Scusa professoressa, se Maslow vivesse oggi, luglio 2020, forse la sua piramide avrebbe 3 elementi in meno, perché mamma e papà con i soldini, essendo diventati ormai un bancomat vivente, hanno risolto i primi 3 scalini della piramide di Maslow. Sì. E l'autorealizzazione del giovane altro non è che il pretendere l'ora e subito qualsiasi cosa. Quindi, come dire, noi dovremmo anche aggiornare una sorta di nomenclatura legata alla dinamica dell'attualità, perché questi ragazzi utilizzano un linguaggio attuale che non può essere più affrontato con un linguaggio, come dire, che è valido, è strutturato, però probabilmente non è più spendibile in questa generazione. Quindi, come studiosa del fenomeno sociale, lei cosa proporrebbe? Ecco, perché ci sono i servizi sociali che dovranno prenderne atto, e ci sarà anche un sistema organizzativo, ci saranno le associazioni, le reti associative che devono prenderne atto. Ecco, dallo studio, da chi segue questo fenomeno, quale consiglio viene fuori? Allora, lo studio sicuramente ci permette appunto di capire un po' come è articolato un fenomeno, tant'è vero che nei diversi studi che io ho fatto ho somministrato questionari sia a livello di adolescenti sia a livello di giovani, tirando fuori appunto quelli che sono i grafici per spiegare un pochino il fenomeno. Naturalmente quello che è importante è investire un pochino tutte le reti sociali, dall'associazionismo alla famiglia, alla parrocchia, perché sono tutte comunque delle realtà dove circolano questi giovani, questi adolescenti. E l'obiettivo comune deve essere comunque la formazione dell'individuo, non di comportamenti individualistici, perché quello è un altro discorso. Cioè, noi ci troviamo di fronte a una società che pretende, e sottolineo pretende, un individuo che abbia consapevolezza di quelli che sono i problemi a livello planetario. Ovviamente oggi sappiamo perfettamente che tutto quello che c'è a livello di ambiente, a livello diciamo anche a livello di sociologico, di relazioni, il discorso del razzismo, eccetera. Un individuo che comunque ha una sensibilità, un'autoconsapevolezza verso le problematiche, perché si è formato all'interno di realtà che hanno comunque privilegiato i valori, rispondo da mamma, rispondo da donna, rispondo da educatrice, eccetera, perché far prevalere i valori e far comunque assimilare questi valori, perché è facile parlare a un ragazzo di valori, però chiusa la porta di casa si ritrova con i suoi coetanei dove i valori non esistono proprio. E allora questi diversi aree di vissuti che lui vive sono molte volte in antitesi, e quindi c'è un divario per cui il ragazzo stesso può essere attratto più da quello che la società propone e meno di quello che propone la scuola e la famiglia. Anche su questo suo intervento, che condivido, perché poi, come dire, è funzionale il discorso che stiamo facendo al tema, ma Don Lorenzo Milani, nell'educare i suoi ragazzi a Barbiana, non consentiva loro le distrazioni. Io mi chiedo, i nostri ragazzi oggi, davanti alla formazione, stanno avendo moltissime distrazioni e poi finiscono per andare in saturazione a fronte di milioni di stimoli che il cervello umano oggi riceve da un sistema ormai di informazione che sta creando saturazione. E allo stesso punto questa informazione sta diventando una disinformazione di massa, dove forse un ragazzo non sa che esiste il codice di procedura penale minorile e un ragazzo pensa che fare a pugni con un altro ragazzo, con un gruppo di ragazzi, equivale appunto ad una partita videogame dove, finita la partita, si raccolgono i punti e poi si è tutti felici. Dico, questo mondo virtuale sta forse rapendo fin troppo la quotidianità dei nostri ragazzi? Sicuramente io non voglio
parlare in maniera negativa di quello che è il mondo virtuale, perché ormai ci siamo tutti immersi in queste realtà e sono fondamentali da tanti punti di vista. L'abbiamo visto anche con il periodo del lockdown, perché effettivamente hanno in un certo senso accompagnato le nostre giornate. I ragazzi con le loro, così, i loro orari e i loro tempi di esposizione molte volte veramente corrono dei rischi di dipendenza, e qua c'è tutto un altro capitolo da aprire. Naturalmente quello che mi interessa sottolineare è questo: se noi abbiamo 10 milioni di stimoli al secondo, quando io vado a insegnare un pochino alcuni contenuti di comunicazione, eccetera, devo dire necessariamente ai corsisti che noi siamo attraversati da tutte queste stimolazioni, che possono essere ovviamente anche disturbanti. Per fortuna il nostro cervello opera quelle famose selezioni e poi noi ci concentriamo sulle cose che maggiormente ci interessano. Però può essere anche questo motivo di studio per andare a rilevare se ci sono adesso quei famosi disturbi dell'attenzione, e si stanno anche verificando con un tasso elevato rispetto a qualche tempo fa. Vuol dire che qualcosa si sta verificando. Allora noi dobbiamo comunque dire ai nostri ragazzi che le iperstimolazioni sicuramente sono delle situazioni che vanno affrontate, e gli adulti in questo caso hanno un ruolo fondamentale. Però è anche vero che noi sappiamo che il mondo virtuale è un mondo che necessariamente bisogna considerare che è complementare al vissuto dei ragazzi e dei giovani di oggi, non si può demonizzare. Ecco, allora adesso apriamo un altro capitolo che è fondamentale. Se noi da una parte abbiamo questi ragazzi e ci stiamo preoccupando del loro futuro, da educatori, insomma, da docenti, da persone attente a questa dinamica, dall'altra parte abbiamo la famiglia. È successo di vedere che in occasione di eventuali percorsi, chiamiamoli formativi, per genitori, la presenza di genitori è stata sempre elevatissima, attenta ed esigente. E tante volte in questi incontri che ha condotto lei, ho condotto anche io nel mondo della scuola, ci siamo sentiti dire se esiste un libro per essere buoni genitori. Naturalmente noi sappiamo che questo libro non è in stampa e non può essere stampato, ma perché questa famiglia ha così tanti dubbi e soprattutto perché ha tante paure? Allora, anche il discorso della famiglia, che in un certo senso possiamo dire che ha subito un'evoluzione, no? I ruoli, quelli che c'erano 50 anni fa, della mamma comunque che era più che altro concentrata sul lavoro domestico, di un papà che comunque era assente pure dalla famiglia. Oggi possiamo dire che in un certo senso, con una percentuale pure alta, non esiste più questa struttura e questa forma di famiglia, perché effettivamente la società stessa spinge le famiglie comunque a cercare fuori quello che serve per poter portare avanti dal punto di vista economico. Quindi la donna necessariamente è andata avanti nella gestione di ruoli diversi da quelli della madre e della moglie. Sicuramente c'è una richiesta di aiuto. Io mi ricordo perfettamente i genitori che di fronte a certe problematiche, alle conflittualità soprattutto, rimanevano abbastanza affascinati dall'idea come si potevano risolvere i conflitti tra genitori e figli. Questo era un argomento che secondo me rispecchiava un pochino quella che era la loro realtà giornaliera, cioè una madre che non sa assolutamente dare una risposta a un adolescente, e che può essere anche una risposta in un certo senso che va a intaccare i loro vissuti, è veramente in difficoltà, ha bisogno di una figura professionale perché possa supportare a trovare delle soluzioni. Quindi in un certo senso poi ci sono anche le paure legate al fatto che questi figli che rientrano sempre più tardi del previsto, e questi genitori che sono in ansia, naturalmente dentro la loro testa circola la paura che questi figli possono trovarsi in situazioni veramente difficili e complesse, quali per esempio essere aggrediti, essere violentati, essere anche
un pochino attratti da sostanze e da, voglio dire, altre forme di vissuti che non vanno bene sicuramente. Quindi ci sono tutti questi aspetti che portano la famiglia a essere preoccupate. Allora, questo è il momento in cui tutti, e dico soprattutto quelli che rappresentano un po' le istituzioni, ma anche la parrocchia stessa, lo dicevo in una riunione appunto di all'interno della parrocchia, bisogna fare delle programmazioni reali di lavoro quotidiano, lavoriamo sulla persona, miglioriamo la persona e se in questo caso è un adulto, di conseguenza miglioriamo la vita anche dei loro figli. Anche perché, come dire, utilizzando questi percorsi poi alla fine si incide sulla qualità della collettività, rendendo una collettività quindi più seria e più responsabile, dove i ruoli di ognuno possano essere gestiti e governati nel modo, diciamo, più sano e soprattutto funzionale a questo tipo di problematiche. Bene, noi adesso chiudiamo un attimo la parentesi legata ai giovani nel futuro, perché c'è un altro ambito molto importante che vorrei brevemente affrontare, perché è doveroso anche a fronte dell'attività che nel tempo lei ha svolto. A Cinque Frondi lei ha dato vita ad un progetto che si chiama Progetto Donna, è riuscita nell'arco di un bel periodo di tempo, con sana pazienza e molta tenacia, a far crescere questa associazione. Questa associazione oggi praticamente esporta questo modello e, se non mi sbaglio, tra qualche giorno questo modello viene portato in un comune limitrofo a Cinque Frondi, che è Medicucco. Qual è stato il percorso che ha portato appunto all'esportazione di questo modello e quali sono i punti di forza che proprio nel tempo l'associazione ha rilevato, registrando appunto la necessità di doversi ampliare e dover estendere la presenza in altri territori? E questo progetto, che adesso nel territorio comincia veramente a interessare diverse donne, nasce nel 2017. Inizialmente nessuno di noi pensava di arrivare così a creare un livello di aggregazione da poter consentire alle donne di essere protagoniste di un processo sociale che significa per loro mettere in rilievo la loro identità e orientarla verso un impegno costante in una realtà dove ogni donna può dare di suo secondo le proprie capacità. Arrivare a questa fase, cioè di esportare, significa per noi motivo di orgoglio, perché abbiamo subito capito che non era necessario più lavorare all'interno di una comunità, anche se noi già avevamo intrapreso delle relazioni con altre associazioni del territorio e quindi nello stesso tempo, insomma, la presenza nostra era vissuta in molte occasioni, però era necessario impiantare proprio una sezione staccata. Adesso abbiamo cominciato con la comunità di Medicucco, dove nell'ultimo incontro c'è stata una presenza massiccia di donne che hanno veramente dimostrato di avere questo desiderio di poter sperimentare questo tipo di associazionismo, perché poi, voglio dire, a tante altre associazioni lavorano in altre direzioni. La nostra progettualità è comunque orientata a produrre percorsi culturali, sociali, ma soprattutto cercare comunque di far sì che venga fuori l'identità della donna, il rispetto della donna, la valorizzazione della donna. Per cui noi, quando tutti i problemi che la società purtroppo evidenzia con le violenze sulla donna stessa, le consideriamo comunque dei punti di forza su cui lavorare sempre di più per cercare di fare prevenzione. Tant'è vero che uno dei servizi fondamentali, e che si ripeterà anche a Medicucco, è l'apertura di uno sportello di ascolto, che non è cosa da poco, perché sappiamo che i centri antiviolenza non sono poi così numerosi, però noi non vogliamo assolutamente
rapportarci al centro di antiviolenza, ma comunque siamo un punto di riferimento per donne che portano un vissuto problematico legato un po' alla relazione con i propri mariti, ma anche con i propri figli o con i propri genitori. E al momento c'è stata una richiesta massiccia a Cinque Fronti. La cosa bella che io ho trovato interessante è l'adesione di giovani dottoresse, psicoterapeute disponibili a lavorare anche a Melicucco, ma anche a Cinque Fronti, quindi con la formula del volontariato per offrire a queste donne delle opportunità. Quest'anno noi un po' il coronavirus, non dico che ci ha fermato perché abbiamo continuato anche durante il coronavirus inventandoci delle cose per tenere compagnia alle donne, ma anche ai bambini con un concorso che metteva in risalto il disegno. Poi abbiamo anche continuato con lo sportello d'ascolto online, quindi in un certo senso abbiamo dato anche in quel periodo. Adesso ci aspetta questo appuntamento e subito dopo avremo la presenza di Calabria TV, che verrà comunque a esplorare da vicino questa nostra realtà, e quindi avremo anche questa possibilità di parlare a un pubblico più vasto e far capire che comunque fare associazionismo con delle tematiche strettamente legate alla donna è veramente una carta vincente. Naturalmente questo poi si traduce in qualcosa di molto importante che è legato appunto alle povertà educative e sociali che in questo nostro territorio sono sempre più un'emergenza, e su questa emergenza bisogna poi polarizzare attività che si trasformino anche in opportunità. Perché tra queste donne sicuramente che con la sua associazione incontrate, forse la cosa più bella che si potrebbe immaginare sarebbe quella di dare loro l'opportunità di un lavoro. Perché noi lo sappiamo da sempre, il Meridione è stato attanagliato da tantissimi problemi, ma il problema più grave è stato la disoccupazione. Non lo so, in futuro potrebbe esserci quest'idea proprio di aiutare queste donne restituendo loro un desiderio che per molti potrebbe essere scontato, ma per queste donne potrebbe essere davvero una grande conquista, e cioè il lavoro. Ma naturalmente noi, essendo un'associazione non profit, ovviamente non puntiamo a dare lavoro a quelle donne che frequentano l'associazione. In questo senso non è possibile, però una cosa è certa, abbiamo avuto delle proposte anche di poter così lanciare nel territorio quelle che sono delle competenze strettamente femminili, e quindi per esempio anche la preparazione di piatti tradizionali da, così, da offrire nell'ambito del, così, del web, per poter certamente mettere in evidenza che le donne hanno questa opportunità anche di offrire queste piatti tradizionali, e quindi far capire comunque che le nostre comunità devono valorizzare anche questi aspetti. Forse in questo senso possiamo poi lavorarci sopra, perché io vedo che hanno delle capacità anche nel preparare, che molte volte nelle nostre riunioni, nei nostri incontri così allargati, riusciamo comunque a coprire. L'anno scorso, per esempio, nella giornata dell'emigrante, noi abbiamo in un certo senso dato un pasto completo a quasi 400 persone. Quindi in un certo senso questa è capacità organizzativa, questa è risposta a una comunità che comunque cerca nella figura femminile anche altri aspetti. Naturalmente, ripeto, la donna non è cucina, la donna non è soltanto a cucinare i propri figli, la donna deve in tutti i campi dimostrare e comunque dire a tutti che i ruoli sono anche altri. Ecco, noi siamo quasi giunti alla fine di questa nostra discussione su questi temi di particolare importanza, ma prima di concludere, l'uso dei fondi strutturali, l'uso dei fondi europei, l'uso di questi piani che potrebbero conferire una boccata d'ossigeno alle associazioni, ma a tutto il terzo settore, che ormai viene visto appunto come un vero protagonista che accanto agli enti locali si posiziona per ridurre il vuoto nell'ambito sociale. Questo tema in Calabria e questa capacità di utilizzare i fondi per incidere sul sistema sociale, secondo lei a che punto è?
dalla sua esperienza e da quello che quotidianamente è sotto gli occhi. Allora, io mi sono preoccupata subito di far sì che l'associazione rientrasse nelle varie albe, da quello comunale a quello della città metropolitana e successivamente a livello regionale, proprio perché per seguire un pochino anche questo discorso del finanziamento, che sicuramente è una boccata d'ossigeno per poter veramente poi strutturare una buona progettualità. Devo dire, al momento noi abbiamo avuto l'altro giorno conferma di un finanziamento per quanto riguarda un progetto che io avevo concepito come laboratorio teatrale, perché anche questo è un aspetto che noi in un certo senso abbiamo curato, no? Attraverso i giovani, perché poi, parliamoci chiaro, il mio intento è avere sì donne, mamme, ma anche giovani all'interno dell'associazione, perché non facciamo la distinzione uomo, donna, abbiamo dei collaboratori proprio uomini e di questo ne andiamo orgogliosi. Però c'è anche questo da dire, che i laboratori, e in questo caso il laboratorio teatrale, sono dei luoghi di espressione, dei luoghi di crescita. Allora la città metropolitana ha approvato il laboratorio teatrale Andiamo in Scena e io con grande sorpresa ho visto anche la possibilità adesso di poter mettere in scena una rappresentazione teatrale, proprio perché ci sono i fondi che ci consentiranno di fare tutto questo. In un certo senso il laboratorio è già stato completato a livello di formazione giovani, abbiamo fatto dei percorsi per cercare di approfondire la comunicazione verbale, non verbale, motoria e anche per arrivare all'autoconsapevolezza di quello che uno vuole fare nella vita. Se vuole fare il giovane attore che si vuole cimentare in queste cose, ben venga. Quindi ecco, questa è la mia risposta. Vorrei avere più aiuto, perché naturalmente io ho fatto un percorso lavorativo abbastanza, poi mi sono dedicata sempre in altri settori. Adesso vorrei un po' di aiuto da parte dei giovani per arrivare a una programmazione anche a questi PON, per poter fare dei progetti veramente efficaci. Ecco, noi siamo quasi giunti alla conclusione. Io le faccio un'ultima domanda. Secondo lei, la generazione del futuro, quale desiderio dovrebbe portare nel cuore? Allora, questo mi fa pensare a una cosa sola: non bisogna coltivare dentro questi giovani percorsi di individualismo. Il desiderio più grande è vedere nei giovani la voglia di essere impegnati, impegnati da un punto di vista ideologico, impegnati da un punto di vista culturale, non l'anestesia a livello emotivo, cioè quella passione, quella voglia, quell'energia del fare, che ovviamente porta poi a impegnarsi in tutti gli ambiti, in tutti i settori. Forse quello che è venuto meno nel giovane è questo desiderio, questo entusiasmo, questa passionalità. Quindi il mio augurio per tutti i giovani è proprio questo: riuscire a così a trasmettere, e questo ripeto da parte delle figure adulte, questa grande energia che loro tra l'altro hanno, perché biologicamente sono veramente al massimo dell'energia, però non sprecarla nel modo non certo corretto. E veramente trovare quella passione per qualcosa, perché ognuno di noi coltiva dentro di sé una passione particolare, alcune volte evidente, alcune volte sopita, ma lo deve fare, non deve rimanere, e mai individualismo. Essendo l'uomo un animale sociale, da piccoli inserirsi nei circuiti sociali nelle forme migliori. Benissimo, noi siamo giunti alla conclusione di questa nostra trasmissione 60 News. Grazie alla professoressa Franca Iaranò abbiamo approfondito questi temi. Noi speriamo di ritrovarci. Io le auguro buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo con questa nuova iniziativa a Melicucco, e speriamo che nel tempo questo progetto donna possa diventare sempre un riferimento più grande. Senz'altro, grazie a voi, grazie ai telespettatori. Benissimo, io a questo punto, prima di cedere la linea alla redazione centrale, ringrazio i nostri telespettatori e radioascoltatori, ringrazio nuovamente la professoressa Iaranò, un saluto a tutti i suoi soci e buona serata a tutti e grazie per averci seguito. Grazie. We'll be right back.
despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata. A volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre, con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato anche nei centri commerciali per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile, a te dedicato, ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.